Siamo nella campagna di Crotadadda, un gruppo di cittadini ci ha chiamato come sito welfare per raccontarci una storia di profumi. Prego. Perché se fossero profumi sarebbe anche una cosa deliziosa da vivere in un paese, se posso permettermi, anche carino come quello di Crotadadda. Peccato che questi profumi in realtà ci abbiano tenuto in ostaggio per più di 2 settimane perché erano una puzza incredibile, ma soprattutto una puzza che ci ha creato moltissimi problemi. Tutto il paese è stato tenuto sotto scacco da questa situazione di spargimento di fanghi nei terreni limitrofi, che come vedete sono anche prospicienti le case, molto vicini alle case, e quindi hanno creato veramente un disagio molto molto forte. Disagio per alcuni alle vie aeree respiratorie, ci sono state persone con degli attacchi di asma importante, ci sono state persone che hanno accusato fortissimi mal di testa. Addirittura anche abbiamo visto i nostri animali sofferenti da questa situazione, il che è tutto dire. Non voglio parlare dei bambini che sono state sicuramente la classe più colpita da questa incresciosa situazione. Il fatto più sconcertante a nostro avviso è stato però questo. C'è stato il primo giorno lo spandimento dei fanghi e subito l'odore ha invaso tutto il paese, completamente tutto il paese. Noi siamo circa 600 anime, sono stati pochissimi fortunati che vivono in una zona che non è stata toccata da questa situazione. Ma subito è stata chiamata l'ARPA, sono state chiamate le autorità amministrative del nostro paese, sono stati fatti dei prelievi, ma nonostante questo nessuno ha impedito che lo spargimento andasse avanti e nessuno ha fatto niente nel momento in cui è stata rilevata una cosa non corretta, cioè quella di spargere senza coprire con l'altro terreno, quindi fare un'aratura subito dopo lo spargimento. Quindi quanti giorni sono Quindi rimasti i fanghi è all'aperto? stata arata stamattina questa terra. È stata arata stamattina, vuol dire che è stata 10-11 giorni almeno 13. scoperta, 13 giorni scoperta. E noi per 13 giorni abbiamo dovuto subire questa tortura, perché è stata una tortura. Uno si doveva chiudere in casa, ma anche chiudendosi in casa l'aria passa lo stesso. Quindi il fetore oramai ci aveva impregnato le case, ci aveva impregnato gli abiti. Per non parlare degli insetti che sono arrivati insieme a questi fanghi, come li chiamano, gessi, non si sa bene cosa siano, perché poi siamo invasi dalle mosche, siamo invasi dalle zanzare, tutto quello che è stato mosso qua non sappiamo bene che cosa sia, che sostanze siano. Ecco, domanda, sapete da dove sono arrivati? Non sa cioè, sappiamo la provenienza del materiale, però dopo sapere bene la tracciabilità delle sostanze, questo non ci è dato. È Il impossibile perché sindaco l'avete coinvolto? l'abbiamo coinvolto, l'amministrazione assolutamente è stata tra le prime ad essere coinvolta e anche loro non lo so se hanno fatto tutto quello che potevano. Quello che è stato fatto è chiamare l'ARPA, che è l'organo di controllo, i quali sono venuti, hanno fatto i prelievi. Poi è stata fatta un'assemblea in comune nella quale sono stati chiamati le persone, i tecnici dell'ARPA che hanno fatto appunto i prelievi, sono state chiamate le persone della ditta che è responsabile dello spargimento dei fanghi e chi ha effettuato tecnicamente proprio lo spargimento dei fanghi. E la soluzione è stata: sì, va bene, abbiamo sbagliato la tecnica, tra virgolette, perché non abbiamo subito arato il terreno. Quindi una minima sanzione e poi verremo ad arare il terreno. Verremo, verremo, verremo. Siamo stati 13 giorni con il terreno così e nessuno in questo caso ha fatto nulla. Quindi noi eravamo alla mercé delle persone che hanno fatto lo spargimento, che ci hanno messo in questa condizione pessima e non si sono minimamente preoccupati di risolverci il problema. Paola Ramella, abito dall'altra parte del paese. Ma i terreni sono confinanti anche con la mia casa e sono stata, come tutto il resto della popolazione, perché Crotte è piccolissima, sono stata ostaggio in queste 2 settimane di questa puzza. Sì, io sono Luigi Gaboardi, vivo qua e purtroppo non sono molto tranquillo della situazione perché qui non si sa
cos'hanno sparso, perché potrebbero essere degli acidi, delle sostanze chimiche, e chiaramente queste danno questi problemi poi. Ma l'ARPA che cosa vi ha detto in questa riunione? L'ARPA ha detto che ha fatto le sue analisi, quindi in questo momento, tra l'altro, mi è sembrato di capire anche dal sindaco che l'ARPA gli ha detto che al momento è tutto regolare. Quindi da questo punto di vista noi non possiamo... Arriveranno gli esiti di questi prelievi che sono stati fatti, ma ci vorrà circa un mesetto, ci hanno detto. Però nel frangente non hanno sospeso lo spargimento, e anche questo. No, anche se poi, e se poi dovesse risultare qualcosa di non corretto, cosa facciamo? Torniamo indietro, lo tiriamo fuori? Cioè, a nostro avviso, quantomeno, se si fanno le analisi, si aspetta un risultato delle analisi prima di procedere. Però hanno detto che loro avevano il permesso per farlo, va bene, vedremo insomma. Sì, poi c'è da dire anche che nonostante tutto questo dovevano almeno avvisarci casa per casa, perché questo qui non è una situazione, diciamo così, soft. Cioè, per me è un'emergenza sanitaria, è un'emergenza sanitaria come è successo, e noi siamo rimasti intossicati per ben 13 giorni, ok, mia madre ha dovuto esiliarla in un altro paese, che è ancora tuttora là perché soffre di insufficienza cardiaca o cardiorespiratoria, iniziava ad avere dei problemi respiratori, quindi per non complicare le cose l'ho portata in un altro paese. Okay? Io di conseguenza sono allergico a queste sostanze chimiche, mi si chiude la gola, tutte le volte che io entravo in casa dovevo chiudere in fretta e furia alle porte, barricarmi in casa e cercare di non respirare il più possibile questa puzza. Però non è vita, l'emergenza sanitaria c'è stata, poi c'è stata l'emergenza del Covid. Tutti questi liquami che vengono sparsi, che vengono tra l'altro così dicono dalle fognature, ok? Quindi io mi chiedo... Però non siamo sicuri di questo. Come? Non siete sicuri di questo? Non siamo sicuri, però chiaramente deriva praticamente dalle foglie, no? Al di là delle analisi che porteranno dei risultati probabilmente di non, non sostanze pericolose, esatto. Quello che è importante sottolineare è questo, che la legge prevede che al di là della tossicità della sostanza non possa assolutamente essere creato alcun disagio alla popolazione. Mi sembra che in questo caso il disagio sia stato enorme, sì, e quindi già sono in dolo per questa cosa, per aver creato disagio a tutta la popolazione. A questo bisognava porre rimedio, in questo caso bisognava intervenire. Al di là, ripeto, della tossicità o meno delle sostanze che sono state sparse. Nessuno si può permettere di far star male 600 persone per 15 giorni. Questo mi sembra il minimo, senza bisogno che intervenga la legge. Canio Codella, abitante di Crotta d'Adda. Ecco, che cosa è successo secondo lei? Quali sono le preoccupazioni? Ma allora, la preoccupazione principale è che quanto è avvenuto questa volta possa ripetersi ancora in futuro. Questo perché senza un'indicazione o delle regole certe o dei regolamenti certi su quello che è il comportamento che deve tenere qualsiasi agricoltore del territorio possa ripetersi sistematicamente e arrivare sempre all'ultimo minuto, quando poi ormai non c'è più tempo per sistemare e soprattutto per evitare di arrivare solo alla multa, che lascia il tempo che trova come soluzione, perché la multa è sicuramente inferiore a quello che è l'interesse che può avere l'agricoltore in questo tipo di attività. Cristina Cavalli, Crotta d'Adda. E, sì, l'altra preoccupazione è che comunque tutte queste forme di inquinamento vanno a sovraccaricare un territorio molto, molto pesantito da tutto quello che c'è già, ma soprattutto... Cioè, riassumo quello che c'è già. Quello che c'è già, beh, ci sono degli allevamenti intensivi di maiali, abbiamo biogas, abbiamo una discarica molto importante di inerti, e poi in previsione ci sarà un impianto di compostaggio che ha ripresentato un progetto tanto dibattuto e discusso, e quindi la nostra preoccupazione è, in questo caso abbiamo dovuto subire, ma quando si aggiungeranno altre forme comunque fastidiose a livello di origine, chi è che può intervenire e con quale potere si può muovere per poter arrestare altri disagi? Cioè, sappiamo che anche in agricoltura i fanghi o i gessi di defecazione poi verranno ancora riproposti, e noi cosa facciamo? Cioè, non può essere il cittadino sempre a pagare queste situazioni.
Magnani Cristiano, magari ripeto le stesse cose che ha detto la mia amica, però è la cosa che a me ha fatto più arrabbiare di tutto, che non ci sia stato nessuno che ha difeso i cittadini. Ognuno rimpale le proprie responsabilità, ma in sostanza chi ha subito il tutto e chi ne ha pagato le conseguenze siamo stati noi cittadini. E quindi a me è la cosa che ha dato più fastidio in assoluto, perché non può esistere una cosa del genere. Cioè, chi è responsabile della salute dei cittadini? Chi tutela la salute dei cittadini? Questa qua è una domanda che a me in questo caso non ha dato una risposta. Questi campi sono coltivati a mais, quindi al di là di tutto... Orzo e mais. Quindi al di là di tutto facciamo anche un pensiero su che cosa ne viene fuori e a chi va, a chi torna in gola, nello stomaco delle persone che riceveranno i prodotti che arrivano da questi terreni.